Bene, Monica Tommasi, Presidente di Amici della Terra Onlus, quindi passiamo al mondo delle ONG. Un pezzo del mondo delle ONG, peraltro, ha storicamente avversato l'olio di palma per tutta una serie di motivi che abbiamo raccontato. Ci racconta un po' il vostro impegno, come nasce, come ci entrate in questo mondo? Sì, allora buonasera a tutti, grazie intanto all'Unione Olio di Palma Sostenibile per l'invito. Beh, diciamo che forse in Italia, in questa vicenda, quando è iniziata, la campagna di demonizzazione dell'olio di palma, siamo stati gli unici, l'unica associazione ambientalista a non boicottare. Faccio una piccola parentesi, noi siamo un'associazione ambientalista che ha 42 anni di storia e è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, anzi ormai Ministero della Transizione Ecologica. Però ecco, in questi 42 anni di storia abbiamo sedimentato culture, abbiamo un approccio non ideologico, ci basiamo sempre sui dati e quindi siamo sempre improntati alla risoluzione dei veri problemi. Quindi quando nel 2015 è cresciuta questa campagna di demonizzazione dell'olio di palma, abbiamo veramente sentito la necessità di studiare questo problema. Abbiamo capito subito l'insussistenza da un punto di vista della tossicità alimentare, quindi abbiamo iniziato a pubblicare i primi articoli documentati e fuori dal coro sulla nostra rivista L'Astrolabio. Mentre per ciò che riguarda gli impatti ambientali e sociali delle coltivazioni d'olio di palma, la nostra esperienza trentennale nelle battaglie contro la deforestazione ci rende, diciamo, consapevoli della complessità del problema e dell'importanza degli strumenti di cooperazione allo sviluppo e di quelli di controllo delle produzioni come le certificazioni. L'approccio, diciamo, di far emergere argomenti reali e di smentire le false accuse con l'obiettivo di risolvere i problemi ci ha portato poi a confrontarci con l'Associazione Italiana Olio di Palma Sostenibile nel 2016, con RSPO e ad aprile di quest'anno abbiamo formalizzato la nostra collaborazione con l'Associazione Olio di Palma Sostenibile su una visione comune, cioè la necessità di incrementare da una parte il meccanismo della certificazione del prodotto e dall'altra di aumentare la consapevolezza del consumatore affinché possa scegliere attraverso informazioni verificate e non attraverso campagne di boicottaggio indiscriminato. Dopo quello che ha detto il professor Pettinella, la vedo durissima questa cosa e quindi va bene. Vedremo, insomma. Una settimana fa, peraltro, abbiamo firmato insieme ad altre 100 associazioni internazionali una dichiarazione dove ci si impegna a guidare l'industria dell'olio di palma nella giusta direzione, cioè a sostenere il passaggio ad un olio di palma sostenibile e a non boicottarlo. Perché? Perché, come abbiamo già sentito, il boicottaggio è controproducente, non aiuta le foreste pluviali, non aiuta la fauna selvatica, non aiuta quindi la biodiversità, non aiuta le comunità, e quindi può portare invece a più deforestazione, no? Perché le coltivazioni. Mi permette una domanda, Sì. Tommasi, come mai c'è ancora un pezzo del mondo delle organizzazioni non governative che ha questa posizione nei confronti dell'olio di palma così, netta e così dura? No, Diciamo allora, questa è una domanda che non dovrebbe rivolgere a me, ma per carità, detto questo, io posso. però dico, essendo dentro a questo mondo, no, un'idea più o meno Abbiamo, in Italia ancora fatta. c'è un approccio ideologico alle questioni, tutto qua. Fa comodo, credo, ma in generale abbiamo, anche per molte altre questioni, adesso c'è un approccio ideologico anche sulla questione. Tutte le questioni legate alla transizione ecologica. Quindi è molto più facile, no? Ottenere consensi con delle parole d'ordine, no all'olio di palma, con slogan e spiegare alle persone, cercare che ci sono appunto problemi complessi come questo.
non è più difficile, quindi molto spesso preferiscono altre strade, chiaramente. Almeno io è questa è la chiave che do, Che insomma. è la stessa strada che perseguono alcune aziende alimentari, lo diceva anche prima il professore, no? Cioè, la Certo, famosa etichetta. certo. Io riportavo, una volta ho scritto anche sui social questo fatto curioso, e questo è dal punto di vista alimentare. Una volta ho comprato un pacco di taralli napoletani, che non so se li conoscete, sono quelli con le mandorle e con la sugna, col grasso di maiale, Esatto. c'era scritto sopra senza olio di palma. Ora, okay. Va bene tutto, ma la sugna immagino che abbia un carbon footprint molto, No, molto no, ma non... infatti per questo dico, sia anche molto più dannoso per la salute. cioè alla fine quando i primi articoli che abbiamo scritto focalizzandoci anche su dati alimentari abbiamo proprio provato a fare questo, a confrontare anche con una piccola con una tabella tutta una serie di oli, sia vegetali che animali, e insomma, proprio anche per far vedere, no? Però appunto questo poi significa mettersi lì, lavorare, comunicare in un certo modo, boicottare è molto più facile, boicottare però significa anche, come abbiamo visto, aumentare le emissioni di CO2. Come ha spiegato molto bene, ringrazio. Oggi le presentazioni erano veramente molto interessanti. La dottoressa Chiriacò, che le emissioni medie, tonnellate di CO2 per tonnellate di olio, sono per il palma 0,45 e per gli altri oli si va dal doppio fino a 6 volte. Quindi spostarsi verso altri oli poi vuol dire spostare il problema, anzi aumentare i problemi perché altri oli hanno maggiore impatto sul clima, minore rese e quindi maggiore consumo di suolo. Ora, quello che dobbiamo fare è garantire che la palma sia coltivata nel modo meno dannoso possibile. Le palme d'olio non devono essere coltivate a spese delle foreste pluviali e degli altri habitat naturali. Occorre invece spezzare questo legame tra sviluppo e degrado degli ecosistemi naturali, ma questo è un obiettivo che secondo me bisogna perseguire in generale, non soltanto insomma, per l'olio di palma, ma anche, apro una parentesi, nell'ambito proprio di questa transizione che stiamo, no? Che dobbiamo percorrere, transizione energetica. Dobbiamo ragionare anche, insomma, anche sull'uso di alcune tecnologie che possono essere molto impattanti e non immagino insomma, le distese di fotovoltaico sui suoli, no? E chiaramente vanno a discapito del degrado degli ecosistemi naturali. Quindi è importante, ritornando all'olio di palma, che sempre più produttori e rivenditori si certifichino perché. Proprio abbiamo sentito dall'intervento della dottoressa Morgante, è stato stimato che l'olio di palma con certificazione rispetto a quello non certificato ha un impatto del 35% inferiore sul riscaldamento globale, quindi e ha un impatto del 20% inferiore sulla perdita di biodiversità. Ora, e concludo, nonostante i risultati positivi che si ottengono tramite la certificazione, molte aziende alimentari fanno ancora proprio questo slogan senza olio di palma, che non attesta affatto la sostenibilità del prodotto. Poi ci sono altre aziende che invece utilizzano olio di palma sostenibile, ma ancora non hanno il coraggio di inserire il marchio di certificazione. E questo a discapito della consapevolezza del consumatore. Quindi in tutto questo non si rileva, a mio avviso, a nostro avviso, nessun intervento istituzionale di controllo, che pure sarebbe dovuto, visto che l'etichetta senza olio di palma gode dell'indebita fama di attestare un pregio ambientale. Quindi ci auguriamo che le autorità di controllo e scientifiche pongano rimedi al più presto, smascherando il greenwashing operato attraverso questa affermazione veramente stucchevole. Io ora devo dire che non compro più prodotti quando c'è scritto senza olio di palma, cioè proprio è un mio, è un mio, cioè è un... Addirittura così. Allora Sì, io no, sono passata dall'altra parte, devo dire, sono così. passerei alla sezione domande e risposte, iniziando però proprio in realtà da lei, Monica Tommasi, perché Michel Desilet chiede, spero di aver pronunciato giusto qua sul
sul nostro, sulla sezione domande e risposte, dice, allora, solamente poche ONG che sono che hanno dei pregiudizi o sono mal informate continuano a chiedere un boicottaggio dell'olio di palma. La questione, la domanda è come si possono convincere le ONG in Italia che non sono ancora coinvolte in soluzioni sul tema dell'olio di palma sostenibile. Lei si è fatta un'idea, sempre ovviamente, posto che lei parla dal no, come persona che è in un ONG che ha un atteggiamento diverso, che però ci può dare un'idea anche sugli altri. Diciamo che alcune ONG non si possono, non, proprio per quello che dicevo prima, è una loro politica proprio ideologica, quindi non si potranno convincere perché è appunto una loro politica. Su altre io credo che si può invece intervenire proprio favorendo anche questi momenti di dibattito, e portando questi dati che oggi sono stati portati e che appunto, ripeto, sono interessantissime, sono state veramente interessantissime presentazioni. E niente, provando a cercare, a trovare questi momenti di dibattito. Però, ecco, ripeto, con alcune non è proprio possibile. Non è proprio pensabile.